Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo di un argomento importante che, tra virgolette, necessita eventualmente di una domanda immediata, altrimenti non si accede al diritto. E stiamo parlando delle 150 ore di diritto allo studio. Ricordo brevemente alcune situazioni. Le domande si devono presentare entro il 15 novembre, anche se in alcuni casi, come per esempio è successo a Napoli, le domande possono essere fatte fino al 16 di novembre. I vari ambiti territoriali provinciali della Campania hanno pubblicato sul proprio sito le informazioni relative alla presentazione della domanda. Pertanto io rimando, faccio un discorso di carattere generale, per poi rimandare a ogni singolo ambito territoriale provinciale le modalità su come mandare le domande, a quale indirizzo mail, eccetera, eccetera, eccetera. Di solito si può presentare la domanda, possono presentare la domanda il personale docente ed educativo, il personale ATA e anche il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Il permesso di diritto allo studio è un permesso solare, pertanto l'anno di riferimento è parte dal 1 gennaio 2022 e termina il 31 dicembre del 2022. È possibile anche per il personale a tempo determinato o in part-time accedere alle 150 ore di diritto allo studio con alcune particolarità. Tenete presente che coloro che a tempo determinato hanno una supplenza dopo la scadenza della domanda possono fare immediatamente dopo la domanda, anche se è scaduto il 15 novembre, la domanda per il diritto allo studio. A titolo esemplificativo, Napoli concede, l'ATP di Napoli concede 5 giorni dalla presa di servizio per un contratto a tempo determinato successivo al 15 novembre per poter presentare la domanda delle 150 ore di diritto allo studio. Le domande si presentano alle scuole di servizio e le scuole di servizio a loro volta la inoltreranno ai vari ambiti territoriali. Nelle varie circolari degli ambiti territoriali provinciali sono indicati i contingenti di ogni ordine e grado, quindi infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Da questo si parte per il conteggio del contingente dei beneficiari del 150 ore di diritto allo studio, che si aggira sul 3% del personale servizio all'inizio dell'anno scolastico. Perché cosa è possibile chiedere permessi che, ricordo, partono dal 1 gennaio 2022? Per la frequenza di corsi, sia di laurea sia di corsi post laurea, corsi di specializzazione, corsi per prendere un diploma di scuola superiore, anche se sono erogati in modalità online. Ovviamente, questa modalità online è per seguire quei corsi che sono in modalità sincrona. Cioè, se la mattina io devo seguire dei corsi, mi devo prendere dei giorni perché lo fanno in quella modalità e finisce il discorso durante l'orario di lavoro. Ovviamente vi consiglio anche di andare a vedere il contratto collettivo integrativo della Regione Campania per vedere le modalità poi successivamente come chiedere le ore di permesso. Ovviamente però questo riguarda un secondo passaggio. Per ora ci fermiamo esclusivamente a chi può richiedere queste ore e le modalità. Ricordo sempre che per quanto riguarda i docenti a tempo determinato, la possibilità di richiedere il diritto allo studio vale soltanto per docenti ATA, perdonatemi, che hanno un contratto fino al termine delle attività didattiche e fino al termine dell'anno scolastico, quindi o fino al 30 giugno o fino al 31 agosto.
Tutto il resto delle stanze verranno non considerate. Inoltre, la valutazione delle stanze dovrà essere fatta entro il 31 di dicembre, altrimenti non si ha, dà la possibilità a partire dal 1 gennaio di poter usufruire di queste ore. Le ore possono essere chieste in parte nel corso della giornata o per tutta la giornata. In quel caso, nel secondo caso, quindi io chiedo l'intera giornata, non mi vale per esempio per coloro che sono in anno di prova come anno di servizio, sì, ma non male come anno per le attività didattiche. Altre informazioni, ricordate che nella stragrande maggioranza dei vari ATP di Napoli va bene l'autocertificazione, però si devono trovare nella condizione di essere già immatricolate al corso. Quindi non si può fare una domanda senza essere, senza essere iscritti al corso. E pertanto bisogna aver pagato almeno un bollettino di iscrizione. Cosa importante sono per gli studenti dei corsi universitari fuori corso. Possono eventualmente, perché riguarda sempre il 3% di tutto l'organico in servizio, possono essere accolte soltanto le istanze degli studenti iscritti fuori corso per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di laurea, che di solito è di 5 anni, e che però ogni anno abbiano superato nell'ultimo anno almeno un esame. Questo lo prevede il contratto integrativo della Regione Campania, altrimenti non è possibile usufruire del diritto alle 150 ore. Tenete presente che nel caso in cui ci siano dei beneficiari o di mancanza di presentazione delle certificazioni e dopo un controllo e ci si rende conto che non si aveva il diritto a queste 150 ore, anche se per errore è stato erogato per un tot di mesi, tutte queste ore prese verranno tramutate in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni. Pertanto non è valutabile poi ai fini della progressione di carriera, ai fini del conteggio del raggiungimento dei 180 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, io considero terminata questa piccola e breve guida. Vi do appuntamento al prossimo video, al prossimo argomento, ricordandovi sempre di seguirci su tutti i nostri canali social, siano essi Telegram, ne abbiamo 5 per ogni provincia, quindi andate su Telegram e cercate ANIEF Napoli e iscrivetevi, unitevi al nostro canale, vi arriveranno tutte le informazioni a 360 gradi del mondo scuola, oltre che della regione Campania e quindi provinciale, provincia di Napoli, provincia di Avellino. Oltre naturalmente abbiamo un canale Facebook provinciale, abbiamo i canali Facebook provinciali e un canale YouTube da cui vedete anche questo video. Detto, ovviamente non disdegnate di seguirci sui canali nazionali, e cioè il nostro portale anief.org, oltre che i vari canali Facebook, Telegram, Instagram nazionali. Arrivederci al prossimo video. Buona giornata.